Se il presidio al Casello di San Gregorio è stato smantellato, resta quello di Piazza Università. Continua così lo sciopero del movimento dei cosiddetti forconi. Siamo qui a Piazza Università, abbiamo sentito alcuni di loro e oggi a protestare, anche a distribuire volantini ai cittadini, anche alcuni studenti. La protesta non è più nelle strade, è nelle città, nelle piazze. E qui ci vuole la gente. C'entrano qualcosa i divieti della questura? Ma no, non c'entra niente, perché poi era abbastanza tranquillo la situazione anche lì. Ormai quello che era stato fatto era fatto, quindi non è stata una scelta assolutamente nostra. Poi c'è da dire che c'era anche con San Gregorio un legame affettivo. Da lì è partito tutto il 16 dicembre 2012 e per noi rappresentava una bandiera San Gregorio. Teniamo conto che Catania, se non ha risposto, non ha risposto perché Catania l'hanno blindata, cioè significa ci hanno proibito di poter protestare. E allora quando una città è blindata, è bloccata una protesta, non è vero che Catania non sta rispondendo, ma dove dovremmo protestare? Soltanto a Piazza Università. Io di andare allo scontro con le forze dell'ordine non ci vado. Preferisco restare qui a protestare in piazza, essere un simbolo, informare la gente, che andarmi allo scontro con la polizia. Quello che sta accadendo nel resto d'Italia, i movimenti, il movimento dei forconi che sta portando avanti scontri in piazza, lei come lo giudica questo? Allora, io dico che quello che è successo 2 anni fa con il popolo dei forconi in Sicilia, quello ha dato l'esempio a tutta Italia cosa significa la lotta di un popolo. L'abbiamo esportato al nord, al centro e al sud, oggi questo movimento è un movimento che ormai è in tutta Italia e quindi questo ci inorgoglisce veramente. Io dico alla gente però, scendete in piazza, protestiamo civilmente e democraticamente, le forze dell'ordine a Genova hanno dato un segnale bellissimo, hanno tolto i caschi e si sono schierati con il popolo.